testa. Cosa è successo? Abbiamo operato l'ernia. Che cosa ha fatto? Stia attento ai punti. Ora sei come nuovo. Non ne aveva il diritto. Loren, calmati. Mi ha aperto la pancia. Il dottore non aveva altra scelta. Stavi morendo, Loren. La prego, signor Bray, è molto pericoloso muoversi. Voglio andarmene di qui. Attento, Loren, potrebbe strappare i punti. Tu volevi uccidermi, non è così? Non l'avrai, guarda. Portami qui quell'atto, Olive, così lo intesterò a te. Il polso è debole e rapido. Gli dobbiamo fare una trasfusione. Una trasfusione? Dobbiamo reintegrare il sangue che ha perduto. Ho dato il permesso per l'operazione. Ma lei non mi aveva detto che... Tu cosa? Qualcuno doveva pur farlo. Allora. Come hai potuto? Le ha salvato la vita, non riesce a capirlo. Stiamo lottando come possiamo per tenerla qui con noi. E così sto per morire. No, lei è forte. Ma deve cercare di collaborare. Mi serve qualcuno che doni il sangue. Lo faccio io. Grazie, ma ci sono più possibilità se un uomo a dare il proprio sangue. Lo faccio io. È generoso da parte sua. Pensa che ce la farà? A volte le trasfusioni funzionano, altre volte invece no. Non si sa il perché. Forse dovevo mandarlo a Denver, dove hanno ospedali e chirurghi che l'hanno fatto centinaia di volte. Tanto non avrebbe acconsentito. Se non funzionerà, se non ce la farà, tutti daranno la colpa a me. Potrebbe sentire un po' di vertigine. Cerchi di stare tranquillo. Perché lo stai facendo? Se è alla terra che non pensi... Non me ne importa niente della terra. Per favore, tutti e due. È necessario che stiate tranquilli. Alice, non vedo l'ora di essere alla festa. Anch'io. Colin, aspetta! Dove vai così di fretta? Porto dei fiori al signor Bray. Mia zia dice che sei stata lì per tutta l'operazione. Ma tu gli hai davvero visto le budella? C'era tanto sangue in giro. A un certo punto sì, il dottor Mike ha reciso una vena. Si chiama emorragia, ma poi l'ha legata con del filo. Questa poi? Bene... Adesso devo andare. Mi ha fatto piacere parlarti. Scommetto che diventerà un dottore anche lei. Lo sapremo presto. Se ce la fa, lei dovrà lasciare quella casa, lo sa. Mi auguro di no. Magari Loren cambierà idea. A me sembra molto deciso. Suppongo che ci potremo trasferire di sopra. Non sarebbe un granché. Sarei più vicina ai miei pazienti. Ma questa è la casa dove è morta la madre dei ragazzi. Meglio prepararli.